Oggi facciamo una bella fettuccina col sughetto d'abbacchio. Quindi, tagliatelle, campofilone, la zucca, se ancora trovate un pezzetto di zucca buona. Poi, cosciotto d'abbacchio, guardate che robetta, con l'osso, mi sono fatto dare. Poi, carotine, quelle del campo, vedi, guardate che robetta, questa è roba figa. Poi, cipollotto rosso, pecorino, peperoncino, alloro, un bicchiere di vino e l'olio. L'olio buono, mi raccomando. Adesso iniziamo subito. La prima cosa che facciamo, taglio, vedete qua che bella carne bianca? Oh, questa profuma, eccezionale. Allora, qui, metto qui un tagliere di plastica così posso ripulirlo e non sporco, non contamino quello di legno che assorbe. Coltello che taglia bene, l'osso me lo tengo, lo fate dal vostro macellaio. Quindi, guardate, così, guardate che bella carne, che bella ciccetta. Faccio dei dadini proprio a coltello. Carne bianca non fa mai male. E questa è carne bianca? Ecco qui, io l'ho fatto di questi pezzettini qua. Non sono regolari. Ma parliamo un attimino, tanto che pulisco le carote, di che cosa è l'abbacchio. L'abbacchio è un agnello che non ha mai mangiato, ha mangiato solamente il latte, all'incirca un mese di vita e pesa non più di 7 kg. Quindi è giovanissimo, tenero, buono, profumato. Questo è l'abbacchio. Mentre pulite le carote, olio, qui. Quindi, quando vedete sta pentola, che cosa vuol dire? Lo ricordate? La cottura è un po' lunga, ci dobbiamo perdere un po' di tempo. Quindi, mettiamo al massimo. Io prima vado a rosolare l'abbacchio senza verdure. Metto anche l'osso, perché questo dà gusto. Preparo altre verdurine, qui ho uno spicchio d'aglio, cipollotto quello rosso, fresco, tolgo la prima camicetta, eccolo qua, e siamo pronti. E lo vado a tagliare a pezzettini, così. Sottile, 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 sottile. Allora, tante volte qualcuno dice, ma l'abbacchio puzza. Puzza quando è vecchio, quando non è più abbacchio, quando è agnello. Questo è un profumo. Metto la fogliola d'alloro in questo momento. Senti il profumo, senti il profumo, vai. Abbacchiamo. Lo sentite? Il rumore? È quello che quasi quasi si sta attaccando. Ma non si attacca, perché facciamo un goccetto di vino. Sfumiamo. E mentre sfumiamo, mi taglio le carotine. Grossolane, così, guardate. Così le verdure si sentono sotto i denti, belle, con una bella consistenza. Dai, questa è la musica nostra, ragazzi. Vado con le verdure, qua, carote, arachide, cipollotto e aglio. Guardate qua. Vai, sale. Peperoncino. Lo so proprio il DJ, lo so fa. Vai, così, metto così, aperto, peperoncino, vai. E adesso, mentre sta diventando, come piace a noi, un po' rosolatino, andiamo che cosa? Con l'acqua. Abbiamo l'acqua calda. L'osso c'è dentro, quindi faremo un brodo dentro la salsa. Così. Piano piano. Oh! Il brodo o l'acqua. Piano piano. Se no diventa una cosa rissa. A me la roba rissa non ci piace, a meno che non stavo male. Adesso faccio la zucca. Ci voglio mettere un po' di zucca, perché adesso è carne e verdure. Questo è un amico mio che vende le zucche al mercato di San Teodoro, della Col Diretti, c'ha delle zucche fantastiche. Senti, mi attacca questa. Na, 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 na. Adesso, coperchio, abbasso il fuoco, metto induzione alla potenza alla metà. Eccolo qua, a 5. E ci vediamo, sapete, fra quanto? Almeno 45 minuti. Un bacio. Saliamo l'acqua della pasta. Eccola qua. Buttiamo la pasta. Guardate che roba. Non si è sciolta, vedete, la nostra zucchetta. Buonissimo, lavora. Rido pure da solo. Allora, qua la nostra padella magica, un po' di condimento, così. Tanto ci piace molto condita. Poi un po' di acqua, così. Oh, mamma mia! Fra pochissimo siamo pronti, eh? Guardate che bello! C'è l'odore dell'uovo. Sono fatte con l'uovo. Belle, tiratele fuori.
belle bagnate, perché dobbiamo finirle di cuocere là dentro, così l'acqua di cottura della pasta allunga la salsa, non dobbiamo aggiungere altri grassi e via, perfetta, lo assicuro. Tieni. Vai, spengo. Indovinate un po' che ci gratto? È il pecorino, ecco, ci sta perfetto. Vado, grattato di pecorino, leggera, un solletico di pecorino, ok? Una carezza di pecorino, facciamola così, facciamola romantica. Ecco qua, sentiamo un po' se è quello. Ci vuole un altro po' di acqua, un altro pochetto d'acqua ci vuole, così, perché la fettuccina tira l'acqua. È lui. Allora, assaggio. Guarda, no, guardate qua. A tutti quelli che ci vogliono male. Guardate. Mamma mia, chi è? Vado? Che morbidezza, che eleganza. Vai, pezzo di zucca pure. Sono sentito male. Guarda che bella. Una bontà. Usiamo anche l'abbacchio per fare le salse. È squisito, buono, dolce, con sta zucca, con sta foglia d'alloro. Ma che te lo dico a fa? Una bontà, signora mia. Un bacio a tutti e grazie, grazie che siete tanti. Un bacio. Che bontà, porca puttana, buonissimo. Una squisitezza.